sbagliamo bam bam, bam bam. Buon mercoledì delle ceneri a tutti, ci ritroviamo qui nella chiesa del Crocifisso per iniziare il nostro cammino che pian piano ci porterà fino a Pasqua. Sono fermamente convinto che quest'anno il rito delle ceneri abbia un valore aggiunto rispetto alle altre quaresime. Il tutto è dato da quest'anno, dall'anno della pandemia in cui lo scorso anno non abbiamo potuto celebrare una quaresima, possiamo dire comunitaria, nel reale, frequentando e vivendo l'esperienza della fede in chiesa. Ecco, pensiamo a quante famiglie hanno perso i loro cari, quante famiglie non li hanno più ritrovate, li hanno portati in ospedale e poi li hanno ritrovati in cimitero. Quante ceneri di tante persone che noi preti abbiamo benedetto, abbiamo consegnato nelle mani del Signore. Ecco, l'idea delle ceneri ci vuole dare forza, ci vuole dare coraggio affinché partendo dal basso io possiamo salire in alto. La Pasqua è questo, è un cammino verso Gerusalemme, è una salita. Ci sono anche discese, possiamo dirlo, ma in larga parte sono salite. Ecco perché il Signore ci invita alla croce che sta in alto, ci invita non solo a guardarlo, ci invita anche ad avere il coraggio di stare ai suoi piedi, di stare sotto, con le nostre povertà, la nostra umiltà, le nostre mancanze. Ecco, il Signore ci invita a fare questo cammino, è un cammino. Pasqua non sarà domani. Venerdì Santo non è in questi giorni, ci vogliono ancora giorni. Bisogna prepararsi, ecco, cercheremo di camminare insieme.